Gaetano Maschio, un folto pubblico ha assistito al concerto della banda musicale Aurora Città di Panza che questo pomeriggio si è tenuto alla grande fiera del turismo di Stoccarda. Come è andata? In una sola parola e per dirla in lingua del paese ospitante, ein großer Erfolg. È stato veramente un grandissimo successo. Un successo che però è partito da lontano, cioè è partito dall'aver attraversato insieme a tutti i componenti della banda Aurora Città di Panza tutta l'Italia. Siamo stati insieme e ci siamo portati verso la Germania con un grande afflato di cuori. Veramente siamo stati bene, abbiamo atteso questo momento e la carica anche di adrenalina si è sentita appieno. Naturalmente ritornare in Germania per me è sempre una grande emozione, anche perché io sono vissuto in una famiglia turistica, per cui con i tedeschi ho avuto sempre un grandissimo rapporto, un grandissimo feeling. E ho visto una grande partecipazione, che sposa appieno quelli che sono gli intendimenti dell'amministrazione comunale di Forio, capeggiata da Francesco Del Deo, e naturalmente tangibilmente rappresentata qui a Stoccarda dal vice sindaco Mario Savio e dal consigliere Gianni Matarese. Un fermo convincimento che l'amore per Ischia da parte dei tedeschi è un amore che certamente è sempre vivo, è un interesse sempre vivo e che potrà maturare, ritornare nel suo pieno intendimento nel futuro. Il successo di oggi è stato decretato dagli applausi, dalla continua partecipazione del pubblico, e quindi noi siamo soddisfatti anche di essere stati, ripeto, tutti quanti insieme, perché attraverso questo afflato di cuori, attraverso questa compartecipazione, attraverso quello che è l'amicizia che poi si tramuta in arte, e l'arte che serve a consolidare l'amicizia, non poteva che essere, torno a dire, ein großer Erfolg. Grazie, sì, sicuramente abbiamo riscosso un buon successo. Grazie ai ragazzi che si sono impegnati tanto per la realizzazione di questo evento, che comunque contribuisce a portare il nome del nostro paese in giro per il mondo, facendo conoscere oltre al lato turistico anche la nostra cultura. Sicuramente un'esperienza che resterà nel loro un'esperienza che segnerà sicuramente la loro vita, e speriamo che se ne realizzino altre come questa. E grazie e alla prossima.